yo, Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you is soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writings. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this is it. Breaking free like I was Zion in some Nikes. Tucked at the crib, bro, you know just where to find me. Making beats and spitting crack verses, pretty likely. Yeah, socks with the burst, boy, ain't changed a bit. Ed io lo so che non se l'aspettava praticamente nessuno, ragazzi. Vi presento la mia nuova moto Aprilia Touareg 660. Molti di voi, quasi tutti secondo me, si aspettavano il ritorno su un Panigale oppure l'acquisto di una Street Triple RS, che molti di voi hanno visto e mi è piaciuta tantissimo nel test. È sicuramente una delle contendenti per affiancare o essere comunque prossima moto alla Touareg, quindi già vi ho spoilerato qualcosina. Ma passiamo a noi. Siamo arrivati a diciamo un pallino che io avevo veramente da tanto tempo. Pensate che da quando uscì il Teneré, che voi sapete che mi piace tantissimo quel motore, andai proprio in fissa per un periodo. Infatti, prima di comprare l'R7 io stavo per comprare il Teneré 700. Lei è sulla falsa riga del Teneré. Ovviamente il Teneré è più una specialistica rispetto a lei, che è più una moto a 360 gradi, ma soprattutto lei credo sia un gradino sopra per quanto riguarda la dotazione, perché qui veramente abbiamo di tutto e di più, ragazzi, tra sospensioni regolabili, elettronica completissima, cruise control. Oltretutto abbiamo il motore che è condiviso con l'RS e la Tuono 660. È un motore depotenziato, cambia qualche piccolo componente, però questo ci può già garantire un bel motorone pieno. E infatti tra poco vi faccio vedere giusto qualcosina. Facciamoci un giro attorno alla moto, ragazzi. A me veramente piace troppo troppo troppo. Infatti Giulia, che è lì seduta, ringrazia, perché questo acquisto è anche fatto in funzione di qualche viaggio che andremo a fare. Ma ragazzi, guardate quanto è bella questa moto. A me veramente, vi giuro che mi fa impazzire proprio questo, queste forme, come, così come anche il Teneré. Attenzione, il Teneré, cioè, le trovo veramente molto simili esteticamente. Guardate com'è bella questa firma luminosa, ormai caratteristica di Aprilia. Cerchio all'anteriore da 21 a raggi. Abbiamo veramente, ragazzi, una moto che ci permetterà soprattutto di andare anche in fuoristrada. E infatti vi comincio un attimino anche a dire il perché ho preso questa moto. Intanto qua vedete il menu, possiamo cambiare le mappe motore, individual, off-road, explore, urban. Qui abbiamo il cruise control, qui i tasti per navigare all'interno del menu, qui il quad lock nostro. Ma veniamo a noi. Perché ho preso questa moto? Vi spoilerò comunque che a breve usciranno contenuti su questa moto, soprattutto sul mio approccio a questo stile, a questo genere di moto. E sappiate che in poco più di 4 giorni ho già fatto quasi 700 km, quindi già ho trovato qualche piccolo difetto e tra poco arriverà una, diciamo, recensione dopo i primi 1000 km. Così vi faccio capire un pochino più com'è stato il mio impatto verso questo nuovo genere di moto. Comunque, tornando a noi, è una scelta di necessità, perché questa moto mi serve anche per un viaggio che dovrò fare in Marocco a settembre, e anche perché obiettivamente parlando l'R7 mi limitava un pochino, soprattutto per i viaggi in coppia. Ma è una scelta anche molto diciamo fatta in chiave social. Perché? Perché questo segmento è il segmento che attualmente è più in spinta dalle aziende, è il segmento dove si stanno affacciando più persone proprio al mondo moto. Molte persone guardano subito questo segmento qui, e quindi, ricollegandomi al fatto del perché ho voluto vendere l'R7, credo che affacciarsi ad un tipo di pubblico e
diciamo anche entrare in altri circuiti come quello del fuoristrada. Ovviamente io lo voglio fare sempre molto leggero, non voglio andare nell'hard off-road, però comunque affacciarsi a questo nuovo pubblico, soprattutto affacciarsi a delle aziende che hanno necessità di spingere prodotti magari per questa Touareg, ha diciamo fatto sì che gli elementi combaciassero alla perfezione. Aggiungici poi che sono riuscito ad andare 0-0 con la vendita dell'R7 più gli accessori rispetto a questa Touareg, e quindi diciamo che quello più questo più quell'altro, cioè non ho potuto rifiutare, in poche parole, dai ragazzi. Tra l'altro, parlando di numeri di vendite, lei è sicuramente una delle più vendute di questo segmento qui. Parliamo di medie cilindrate, ovviamente non stiamo parlando, lei non si va a confrontare con GS, Africa Twin eccetera, perché è comunque un segmento leggermente inferiore. Però ragazzi, io già l'ho usata per farmi un viaggetto da circa 400 km, perciò ce l'ho già 700, e vi devo dire che grazie ad alcune chicche, vi ripeto, come il cruise control, la moto consuma poco, siamo veramente comodi, il cupolino che anche se non è regolabile ci fa stare veramente comodi. E sappiate che tra qualche giorno arriverà un test ride di questa Touareg, che non sarà la mia ma sarà una Touareg di Dotoli M2. Quindi fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con questa scelta, se vi piace il fatto che io mi sia affacciato a questo nuovo segmento di moto, e soprattutto fatemi sapere se l'avete provata, cosa ne pensate di questa moto. Io vi assicuro che è una bomba. E ora vi lascio giusto un minutino, due minutini di scannatina qui sul Vesuvio, anche se siamo ancora in rodaggio, e disabilitiamo il traction. E questa è una delle principali cose che mi ha fatto scegliere questo genere. Guardate che bello passare in questi punti così, senza diciamo farsi nessun tipo di problema. Scendiamo e comincia il nostro primo giretto insieme su YouTube, ovviamente ragazzi, su questa Aprilia Touareg, che vi voglio far vedere giusto un paio di cose. Aspettate che intanto abbiamo il traction disattivato. Mamma mia che bella. Mamma mia ragazzi, ma soprattutto sto rumore di aspirazione, ma che figata è. Cambio elettronico, scalata, la buttiamo giù, usciamo cattivi, ancora cambio elettronico, la moto si alza un pochino all'anteriore, qua scodiamo la moto. Mamma mia ragazzi, cioè vi giuro, io non mi sono ancora del tutto abituato. Ah, il 21 all'anteriore, ma guardate qua, vedete il posteriore che scoda. E io vi farò vedere quindi anche come va questa moto su asfalto, oltre che mi approccerò, guarda questo, guarda, oltre che mi approccerò per la prima volta all'off-road. Basta così, noi ci vediamo ad un prossimo video, vi aspetto nei commenti in tantissimi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono veramente troppo troppo felice, perché è troppo comoda, è troppo divertente e veramente ci puoi fare tutto, ci puoi fare tutto, cioè tranne che scannare ovviamente troppo nelle curve, questo è ovvio, non lo possiamo fare come lo faremmo con altre moto, ma vi assicuro ragazzi che è una bici, cioè spettacolo. Io sono veramente troppo contento e vi dico che forse questo è l'acquisto migliore che io abbia mai fatto nel mondo delle due ruote, perché veramente raga è assurda. E io spero di farvi appassionare a questa moto, perché è una follia, cioè veramente mi sto trovando troppo troppo bene, e sono sicuro che con qualche piccola modifica che risolve qualche difettuccio che io ho trovato e che vi dirò in un prossimo video, diventa definitiva, cioè veramente diventa una moto che devi avere, e poi ne devi affiancare un'altra magari per quando vuoi essere un poco più competitivo tra virgolette per strada, come in realtà parliamo di asfalto, non tanto di strada, e che in strada mi raccomando non si corre, perché la strada non è una pista. Bella ragazzi, da VR, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you is soft. All you know is cap at home.